Amici di Carnevale d'Italia, il viaggio alla scoperta delle città carnevalare continua. Ci troviamo in Piemonte, a Santhià, un carnevale, pensate, che ha 926 anni di storia. Il carnevale, oltre ad essere il più grande spettacolo italiano all'aperto, può diventare un enorme strumento di promozione del territorio. Quante città italiane conosciamo solo perché famose per il loro carnevale? Per cogliere l'essenza di una tradizione, però, bisogna inevitabilmente conoscere luoghi, fatti e persone. Siamo stati a Santhià nel primo weekend di ottobre e grazie agli amici della Proloco abbiamo gustato letteralmente questa città e il suo carnevale. Il territorio santhiatese offre paesaggi e prospettive diverse in pochissimi chilometri. Da un lato la maestosità delle Alpi e la bellezza delle colline del Canavese, dall'altro la pianura padana. Santhià si trova in una posizione centrale in una regione così ricca di luoghi da scoprire come il Piemonte. Piazza Roma è il cuore della città e della maggior parte degli eventi carnascialeschi. Qui sorge il palazzo comunale dove si affacciano le maschere ufficiali. All'interno del palazzo sono esposti in modo permanente alcuni quadri che provengono dal concorso di pittura più longevo d'Italia, che vanta, pensate, ben 47 anni ininterrotti. È così che oltre 400 dipinti sono diventati di proprietà della Proloco, che ha poi realizzato la Galleria Civica d'Arte Contemporanea della città di Santhià. Sempre in Piazza Roma, la magnifica chiesa di Sant'Agata, con il suo campanile di stile romanico, è alto addirittura 35 metri e costituisce un punto di riferimento per l'intera città. L'interno della chiesa è diviso in tre navate da due file di grandi colonne. Presenta un vasto apparato decorativo. Sotto l'abside può essere visitata l'antica cripta romanica dedicata a Santo Stefano. A breve distanza dal centro si trova la stazione idrometrica, un capolavoro di ingegneria idraulica, unico nel suo genere e la sola esistente in Europa di queste dimensioni. Dopo una mattinata di riprese, la prima pausa che facciamo è dai Salumi Giordano, dove assaggiamo una specialità locale, il salame morbido. Capiamo ben presto che la pausa pane e salame qui a Santhià è un vero e proprio rito. I carri allegorici e le maschere a piedi accedono ad un importante premio in denaro, frutto di una stretta partnership tra l'associazione turistica Proloco e il comune di Santhià. Il nostro tour prosegue accompagnati dalla banda musicale cittadina e da Fabrizio Pistono, presidente della Proloco. Ed è proprio lui che ci illustra una delle più importanti tradizioni del carnevale storico di Santhià, la Pula. La Pula è la raccolta di fondi per il carnevale, che servono per il carnevale. Ogni abitante di Santhià è molto generoso col carnevale, quindi ci dà un buon contributo. E vediamo anche un taccuino, cioè il taccuino, eccolo qua, arriva, lo inquadriamo. Ecco qui, questo, che adesso faccio vedere per bene, è il taccuino con cui segni le offerte. Vengono segnate le offerte. Vediamo le offerte di oggi, sono 90 centesimi. Chi ha dato 90 centesimi? Ma questa... 90 centesimi. Sarà 90 euro. Ah, forse è sbagliata la virgola. Sono sempre offerte molto... Sostanziose. E poi diverse abitazioni ci aprono appunto la loro casa e ci offrono qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. Adesso ad esempio siamo arrivati a casa, nei pressi di una di queste case che ci ospita per il pranzo della Pula. Possiamo vedere, ci sono molte persone, quindi... Perché si chiama Pula? Pula perché Pula in piemontese, nel nostro dialetto, vuol dire gallina. E un tempo era il simbolo, cioè ti davano appunto la gallina. Però tutto parte da una banda. Assolutamente. Da una banda, come si chiama questa banda? È la banda musicale cittadina che ha più di 200 anni di storia. Riconosciamo dal cappello blu. Esatto.
Esatto, ho imparato. Esattamente. Mentre il cappello rosso è quello della direzione, di coloro che organizzano il carnevale. Anche loro, assolutamente, loro vengono solo perché si mangia. Dovete sapere, amici di Carnevale d'Italia, che oggi loro sono qui, non è carnevale, stiamo facendo una simulazione. Allora, giustamente mi dicevano, ma la simulazione è anche sul mangiare, cioè sarà finto. No, no, qua il mangiare è sempre reale, certo. Altrimenti non sarebbero venuti. Non abbiamo perso tempo, siamo già all'interno della casa di Alessandro e qui si sta già consumando. Sì, come vedete, dopo una lauta mattinata di raccolta fondi per la questua della bula, ed ecco qua che i questuanti stanno rifocillandosi in attesa di partire per un pomeriggio ricco nuovamente di soddisfazione. A casa di Alessandro si va subito al sodo, tavoloni imbanditi come nelle migliori occasioni, e nemmeno il tempo di due brindisi sparisce tutto. Questa simulazione del pranzo di carnevale a casa di Alessandro ci anticipa quello che poi scopriremo nei due giorni a Santià. Qui il carnevale significa soprattutto amicizia, lo stare insieme condividendo storie, risate e passioni, e vabbè, lo avete capito, anche e soprattutto vino e buon cibo. Si sta insieme, senza cellulari. Questa è la cosa che ho notato oggi. Nessuno di loro si è fermato un secondo a prendere il telefono e dire ma fammi vedere una notifica. No, è una cosa strana che non vediamo più. Non ci sono neanche cellulari. Togli il cellulare dal tavolo, che sto dicendo. E non ci sono cellulari, sta il cellulare là. E di quello meno tecnologico di tutti noi. Non lo usa mai, gli mandi un messaggio e ti risponde due giorni dopo, è una cosa bestiale. E magari risponde la moglie più che la figlia. Per controllare chi è che ti ha chiamato. Esatto, sai, magari è un po' gelosa, allora li va a controllare. Ma guarda che qui c'hai dei messaggi, perché non rispondi? Ecco. Quindi non fa testo, quindi non ci sono cellulari. Bello, bello, fatevi un applauso, che siete spettacolari. Che bello, che bello. È una situazione che aggrega veramente tutto Santià. Sarà il vino o l'allegria della comitiva che la situazione subito si scalda. Cioè, prima mi hai detto no, non ballo, no, perché non c'ho il fiato. Poi ti sei scatenato che non si capisce. Allora, è il Viagra! Che cos'è? Allora, il ballo non è questo qua, ma il ballo è una cosa molto più elastica. Molto, molto. C'è il boogie, c'è il rock and roll, c'è il tango, c'è io voglio vedere un pezzo di rock and roll. Per favore, c'è una partner che vuole ballare con lui un rock and roll? Ce l'abbiamo il rock and roll? Sta morendo. Qui abbiamo Erika. E il tuo ruolo qual è? Il mio ruolo, sono la flautista. Dicono che il flauto soprattutto è uno strumento inutile. E invece? Invece è l'essenziale. Tu invece sei di? Susanna, sono di Santià. E tu invece nella banda che ruolo hai? Il clarinetto. Suono il clarinetto, visto come l'ha detto, suono il clarinetto. Filum. Tu invece sei? Monica. Santiatese doc. Il carnevale a Santià come si vive? Benissimo, allegramente, bellissimo, ti diverti un casino. Io ancora però non ho ascoltato in tutta questa permanenza qui a Santià il vero dialetto locale. Ecco, abbiamo qui il signor Giancarlo. Giancarlo, che è in dialetto piemontese, sì. Che ci racconta? Un pezzettino di un brano che è santiatese. Dalla Cina al Giappone, la Siberia, dall'America fino al Monfra. Miliardari e strasun in miseria, con barchetti e barcuni in rivà. Che significa? Era un brano che è stato scritto su per il carnevale, che diceva che dalla Cina al Giappone alla Siberia, dall'America fino al Monferrato,
un barchetti e barcun, con barchette, barcun in riva, no? E poi è arrivato il Oscar Gianduia, questo qui era dedicato al Gianduia, che era la maschera piemontese per eccellenza. Adesso me la devi tradurre in siciliano. Allora, Dai, adesso in napoletano, in napoletano. Anche milanese, business, che business. Prendesi vero, reale e sincero alla trasmissione Carnevale d'Italia, alla proloquo del Carnevale storico di Santiago e a tutti noi che siamo qua oggi a festeggiare e a dimostrare effettivamente chi siamo. Bravo, Santiago! Bravo, 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 bravo. Adesso però bevete realmente. Insieme all'assessore e agli amici della Proloco, nel pomeriggio ci spostiamo nell'azienda agricola Bor per assistere ad una delle eccellenze di questo territorio. Cioè, mi dicono vai a registrare il Carnevale di Santiago, certo, bellissimo, certo, no? E poi che succede? Mi mettono a cassone, come... ti riesci a vedere, guarda dove siamo. Siamo a cassone. Siamo per assistere al taglio del riso, che è una cosa caratteristica, no, di questo territorio. Il tragitto tra le campagne in questo modo è singolare e divertente, così si sente l'odore dei campi, ma devo dire anche non proprio una felicissima tramontana. Andiamo in quella cascina là in fondo, dove è ancora un appezzamento di un ettaro e poi è finito il riso. Siete fortunati, eh? Dai! È l'ultimo piatto di taglio, questa sera ce lo facciamo un risotto. C'è venuta voglia. Dovrebbe uscire. All'arrivo conosciamo Maurizio Bor, titolare dell'azienda di famiglia. Quello che stiamo vedendo in questo momento, cosa accade? C'è la trebbiatrice? Allora, in questo momento abbiamo la macchina operatrice, che è la Metitrebbia, che sta entrando in campo appunto per trebbiare il riso. Trebbiamo una varietà tonda, chiamata Centauro, un riso che è molto produttivo, molto resistente alle malattie, è un riso che è usato per minestre, timballi e anche per fare gli arancini, che magari dalle nostre parti sono un po'... conoscete un po' di più. Se a casa vi state mangiando un bel piatto di riso oppure un arancino, esatto, potrebbe essere venuto proprio da questo territorio. Da questo territorio, potrebbe essere. Sulla strada del ritorno incontriamo il pellegrino Marcello Vallese, che ci spiega che Santiago è la 44esima tappa della Via Francigena, un fascio di vie che dall'Europa occidentale conducevano in Terra Santa. In un percorso che parte da? Da Canterbury, e arriva a Roma e poi da Roma a Brindisi o a Otranto e per andare a Gerusalemme. Quindi gli antichi pellegrini medievali partivano dal nord Europa e arrivavano fino a Gerusalemme. Oggi si è riscoperto il percorso che il famoso arcivescovo di Canterbury, Sigerico, aveva disegnato tornando da Roma a Canterbury e aveva scritto il primo libro di viaggi. Ci sono anche altre città carnevalare coinvolte in Italia, tipo per Putignano, esempio Putignano in tipo Puglia. Putignano sicuramente, Santiago e Putignano e Ivrea sono tre città carnevalari. Questa scoperta dei luoghi attraverso la camminata, gli odori, le storie, le persone, è bellissima questa cosa. È no? La cosa migliore del mondo, poi sì. È difficile ritornare al mondo reale. Sì, infatti. Si conoscono un sacco di persone molto interessanti, si conoscono con calma, si fanno le cose con calma, si recupera quel rapporto con le persone che normalmente è veloce, sfuggente, qua diventa tranquillo, rilassato. Si è fatto tardi ed è giunto il tempo della cena. Il ristorante Vittoria, con il titolare Tiziano Zanetta, ci attende per il gustoso viaggio nei tradizionali piatti locali. È così che simuliamo, si fa per dire, la cena di carnevale. Salame della Duia, salame mula, cotenna del maiale, cotichino, fagioli di Saluggia, rane all'aceto in brusco, piedi del maiale, riso nero, peperoni con acciughe, tomino con le noci, involtini di cavolo, polpette di maiale, salsiccia di maiale, polmone di maiale, cipolla ripiena, risotto di fagioli e infine bagna cauda. Abbiamo fatto una cena sobria, giusto due assaggini.
Eh sì, ve lo confesso. Io e il mio cameraman eravamo strapieni. Non siamo riusciti ad assaggiare la bagna cauda, che è una preparazione a base di aglio, olio extravergine d'oliva e acciughe dissalate. Il tutto ridotto a salsa mediante una paziente cottura. Si consuma intingendovi vari tipi di verdure. Peperoni, foglie di cavolo, cipolle, patate, ravanelli. L'unica che poteva avere ancora fame della nostra troupe è la nostra fotografa di buona forchetta, che però non aveva capito che per gustare la bagna cauda bisognava solo intingere le verdure e non decorare il piatto. Aiutala, perché non ho capito che sta combinando. Sta combinando. Quello lo dovevi prendere così. Così. Eccola là. No, che ha fatto la decorazione. Poi lasciamo. Tutto. Il dopo cena lo trascorriamo ad una festa. Per la precisione un pigiama party con tanto di premio del miglior costume. La vincitrice si aggiudica un servizio di tè. E questa signora qui che viene subito festeggiata anche dal nero di WhatsApp. Il giorno seguente sveglia presto, abbiamo un programma molto ricco, conosceremo le compagnie che realizzano i carri allegorici. Andiamo a vedere cosa stanno realizzando per l'edizione 2019, siamo nei capannoni. La prima compagnia che andiamo a trovare si chiama Yaskapà Dakà. Buongiorno, come sta? Luca. Chi sei tu? Luca, il presidente della squadra, vi accompagno a vedere. Sì. Praticamente noi siamo sempre abbastanza restii a svelare il tema, però... No, per gli amici di poi dirlo, per gli amici di Carnevale d'Italia. Per gli amici di Carnevale d'Italia sveleremo un po' Made in Italy, insomma. Sul Made in Italy, sui prodotti italiani. Sui prodotti italiani, sì. Sono stato catturato da questo movimento. Che cosa sarà? Questa qua sarà una parte frontale del carro. Questa parte qua frontale rimarrà la bocca, quella che si muove. Le braccia vengono poi applicate in seguito. Le gambe e le braccia si apriranno sui lati, rimanendo sospeso a terra, che andrà a creare tutta la parte di movimento davanti per catturare l'attenzione di chi ci guarda. E qui cos'è? Questo è il nostro pianale. Il nostro pianale che utilizziamo per le sfilate, completamente motorizzato. Abbiamo il nostro autista che si siede qui sopra e con la leva andiamo avanti e indietro. Semplicemente, spettacolare. Senza trattore, che ci permette di avere l'impatto migliore davanti, e con gli anni l'abbiamo ricreato piano piano fino a renderlo quello che è, vissuto negli anni. Sì. Ha visto. Magari si spolvera un po' prima di carnevale e si è pronti. Solitamente ci si butta sui coriandoli il giorno della sfilata per coprire un po' di sporco. Dai, adesso ci spostiamo nelle nostre cucine, così venite a fare un po' di colazione con noi. Qui si mangia sempre, ormai questo l'abbiamo capito. Sì, sì, sempre pane, salame e vino sul tavolo. La vostra compagnia si chiama? Io scappo da casa. Che significa? Io scappati di casa. Perché siete scappati da casa? Per ritrovarsi qua in capannone tutti insieme a passare il tempo utile. Quindi siete scappati da casa, però la vostra casa è diventata questa. Cosa ti ha dato il carnevale? Tutto, tutto. Cioè noi qua senza carnevale non sappiamo stare. Questa compagnia ha una storia ormai decennale. È contento di aver tramandato a suo figlio questa passione? Contento senz'altro, perché era una cosa che si pensava andasse a scomparire. Invece, così, invece lunga vita. Siamo riusciti a mantenerla cambiando il nome della squadra, facendo poi gli Escapadacà e tutto, però siamo riusciti a portarla avanti. Le strade di Santià si respira aria di festa, costumi, bande, sembra carnevale a tutti gli effetti, e in realtà sono tutti lì per noi, per dimostrarci quanto è sentita anche qui questa tradizione.
Siamo con il corpo Pifferi e Tamburi, che rappresenta la scorta delle maschere ufficiali del Carnevale di Santià. Sì, siamo il corpo Pifferi e Tamburi del Carnevale di Santià, siamo praticamente l'anima del Carnevale. Noi siamo sempre stati presenti, da che c'è il Carnevale a Santià, i Pifferi e Tamburi ci sono sempre stati. Alle 5 del mattino noi suoniamo per il paese, per svegliare la popolazione, perché è ora di partecipare e preparare la grande fagiolata che c'è a lunedì. La domenica lo stesso svegliamo il paese, perché bisogna prepararsi per le sfilate dei carri allegorici e di tutto quello che è la macchina. Quindi del date carnevale. Musica al noi carnevale. Noi diamo musica al carnevale, siamo praticamente presenti in tutti i momenti importanti del nostro carnevale. L'organico che vedete adesso risale dal 1970, è stato ricostituito nel 1970 con questa divisa, che è quella, diciamo, proprio la nostra, la chiamiamo la divisa tradizionale. Noi diamo il colore al Carnevale di Santià. Vedono questo mantello rosso, Santià per loro vuol dire carnevale, infatti adesso ci stanno guardando perché pensano che ci sia qualcosa del carnevale. E ci sia un carro dietro, in realtà. Esatto, ci sia un carro dietro. È una simulazione, esatto, che stiamo facendo. È una simulazione, esatto. Siamo con le maschere ufficiali del Carnevale di Santià, Seulin e Maiutin. Allora, spiegateci un po' il vostro ruolo. Il nostro ruolo è di interpretare praticamente le maschere del Carnevale storico. Queste due maschere sono una giovane coppia che si è appena sposata. Durante il viaggio di nozze, il signorotto locale dà in regalo le chiavi della città per 3 giorni di festa e baldoria. Spieghiamo che voi siete le maschere in carica di quest'anno, del 2018. E ogni anno si rinnovano, esatto. Quindi appunto, voi avete ricevuto le chiavi della città di Santià durante il periodo del carnevale. Esatto. La prima sera. Il primo giorno di presentazione ufficiale a tutto il paese. Quindi avete pieni poteri. Il primo... Sì. Sì. La prima sera in cui vengono date queste chiavi c'è il proclama dal balcone del comune. Si aprono 3 giorni di festa e di allegria. Appunto, inizialmente il rito del nostro rito del carnevale inizia con l'arrivo di tutti i gruppi mascherati alla stazione, dove noi aspettiamo appunto il loro arrivo, che ci accompagnino per le vie del paese. E sentire arrivare i gruppi suonanti, cioè i pifferi in primis, poi le bande, già lì dava emozione, perché comunque sai che stanno arrivando tutti per, non ovviamente per te come persona, ma per te come personaggio. Noi rappresentiamo lo Stato Maggiore Napoleonico, praticamente a cavallo dalla fine del 1700 e il primo ventennio dell'Ottocento, in quanto si dice che a Santià soggiornò un piccolo distaccamento appunto napoleonico durante la campagna italiana di Napoleone. Tant'è vero che si dice che in questo palazzo, proprio in questo? In questo, per una notte dormì anche Napoleone. Non sappiamo se è leggenda o la verità. Quindi noi abbiamo ripreso un pochino gli ufficiali e le dame che accompagnavano gli ufficiali di questo periodo storico. Lei cosa rappresenta? Io sono la moglie di un ufficiale. Ecco, abbiamo l'ufficiale. Che poi voi siete sposati anche nella vita. Noi siamo sposati nella vita, sì, ci accomuna questa passione. Non si libera di lei neanche a carnevale. No, ce la faccio. È fedele nei secoli. Sì. Il Carnevale di Santià è un carnevale importante che merita l'attenzione delle istituzioni. Noi nella nostra amministrazione provinciale, nella nostra bella provincia di Vercelli, che è suddivisa dal territorio valsesiano, dal territorio delle Grange, dal territorio dell'Agatino, dal territorio delle terre d'acqua della provincia Aurea, abbiamo questa bella eccellenza oltre l'agricoltura, oltre la rubinetteria della Valsesia, oltre la lana per quanto riguarda sempre la zona della Valsesia, l'agricoltura, il riso, abbiamo il Carnevale storico di Santià tra queste eccellenze. E il momento di lasciare il centro della città, ci aspetta un'altra compagnia, un altro capannone. Siamo con Veronica della compagnia Butalas. Esatto. Vincitori dell'edizione 2018 del Carnevale di Santià. Esattamente, l'anno scorso abbiamo vinto il carnevale con il carro Venghino Signori Venghino. Per il 2019 cosa bolle in pentola? Allora, per il 2019 hai detto una parola corretta, il tema è molto bollente
perché metteremo in scena una lotta, una sfida per vincere una stella molto importante, e cercheremo in qualche modo di far vedere che le stelle non sono sempre belle e lucenti, ma hanno un risvolto della medaglia, e quindi c'è sempre una parte bella, una parte cattiva, e questo è quello che metteremo in scena. Stiamo scoprendo una città molto, ma molto carnevalara, Santiago. Assolutamente, a noi giovani permette di nascere all'interno del carnevale crescere con il carnevale. Infatti spesso mi trovo a dire che noi abbiamo i coriandoli nel sangue. Si cresce insieme nel carnevale, e per crescere c'è bisogno anche di mangiare. Assolutamente, noi a Santiago la pancia non deve mai patire. Salame. Pane salame, acciughe in verde, e poi vabbè, qualche stuzzichino normale lo facciamo. Veronica, che tra l'altro è stata anche la maschera ufficiale del Carnevale di Santiago. Esatto, nel 2016 sono stata la maschera, ed è stato uno dei sogni che si sono realizzati nella mia vita, perché ci ho messo quasi 30 anni a arrivare a farla, ed è stata un'esperienza fantastica che porterò per sempre nel cuore. La parte più bella è quando la presentazione delle maschere ti infilano lo spillone, perché è il passaggio di consegne, sì. E lì ti rendi conto che stai per iniziare il tuo sogno. Avere gli occhi della gente puntati tutti su di te. Allora, Santiago è fantastica, perché Santiago ama le sue maschere, amando il suo carnevale, ama veramente tanto le sue maschere, e sente il calore della gente. Dai più anziani ai bambini, tutti cercano te e cercano di interagire con te, ed è molto bello. Dal venerdì al martedì grasso, organizzato da Commercio Comune di Santiago in collaborazione con Federeventi Piemonte, viene allestito un ghiotto street food che permette ai visitatori di gustare le specialità della tradizione culinaria di varie regioni italiane. E tanto per cambiare, il Carnevale di Santiago si parla soprattutto di cibo, e in questa kermesse che dura più di un mese abbiamo anche lo street food. Siamo con Vito Gioia, che ci presenta questa bella edizione che si svolgerà anche nel 2019. Esatto, siamo alla terza edizione del Carve Street Food, quindi in corso Nuova Italia. 15-20 cucine mobili portano le specialità italiane del cibo di strada, perché Santiago diventa durante il carnevale al centro del mondo, quindi non solo per le esibizioni dei carri o dei gruppi, ma anche per il cibo, e direi che da tante regioni vengono a Santiago per assaggiare il buon cibo durante il carnevale. E raccontaci un paio di specialità che potremmo trovare in questa kermesse del 2019. Guarda, io partirei dalle bombette pugliesi. Che poi dovete sapere, lui è di Francavilla Fontana, è cugino, mio cugino. Siamo cugini, provincia di Brindisi. Bombette pugliesi che sono straordinarie, le fa proprio uno di Francavilla Fontana. Hamburger di tutti i tipi, anche di Fassona, quindi il protagonista è la carne piemontese con la toma. Pesce, le specialità abruzzesi tipo gli arrosticini, insomma tutte quelle cose del cibo di strada che sono particolari, che magari in casa non abbiamo occasione di cucinare, ma in occasione del carnevale possiamo provare qui a Santiago, che diventa un attimino nel corso quello che noi abbiamo chiamato la via del gusto, quindi una via dove, facendo una passeggiata anche tra i negozi, possiamo assaporare le specialità italiane. La via della perdizione. La via della perdizione, e si beve, perché chiaramente ci sono anche i birrifici. Non può mancare. Poi il Piemonte, voglio dire, regione, vini doc. Vini e anche birra, tanta birra, perché siamo anche famosi in Piemonte sulla birra. Insomma, una possibilità di passare tutta la giornata a Santiago e non solo, diciamo, le ore della sfilata. E propria devozione per una statua a Santiago. No, non è un santo, si tratta di una maschera. È un momento importante perché siamo con il governatore delle tradizioni. Del carnevale storico di Santiago. Lei ha in custodia la statua del Gianduglia. Ce l'ha proprio a casa sua? Rimane qua tutto l'anno. Eccolo qua, il nostro Gianduglia che è lì. Riposa con un fiasco di vino. Un fiasco di vino, il bicchiere di vino, poi si guarda attorno, vede un po' di bottiglie. Questa statua viene presa di qui durante il periodo di carnevale e viene messa in piazza. In piazza per i tre giorni di carnevale.
Questa è una statua che ha un anno di vita, questo due anni. È un anno di vita. Mentre la precedente statua, lo ricordiamo, era lì da oltre 180 anni. Fino all'anno scorso con l'altro Gianduio era lui l'anziano, adesso sono diventato io. Lui ne aveva 160. Adesso lui ha un anno e io sono arrivato a quasi 83. Dalla domenica mattina viene issato su questo tronetto in piazza Maggiore. Che viene posizionato su questo piedistallo. Fino a fine carnevale. C'è un bel palo. La compagnia I Rubinette, con il presidente Emiliano Pizzanelli, realizza maschere a piedi. Per loro, il carnevale è una scusa per stare insieme tutto l'anno, stringendo amicizie che stanno in piedi da una vita. Siamo con Emiliano, presidente della compagnia Rubinette. Loro fanno maschere a piedi. Esatto, un gruppo mascherato con strutture e costumi riesce a costruire una situazione che contempla l'allegoria, la satira. La realizzazione della maschera a piedi non comporta così tanto lavoro come un carro. Non è così negli ultimi 10 anni, perché comunque penso. Però voi comunque vi riunite lo stesso mesi prima? No, noi ci riuniamo tutti i giorni. Ecco, tutti i giorni, praticamente. Appunto. Per prendere l'aperitivo, principalmente. Esatto. Poi adesso. Poi, se rimane del tempo, esatto, realizziamo anche qualche. Cartapesta e vetroresina. Cartapesta e vetroresina. Resina, giunco, l'utilizzo della gomma piuma, polistirolo. E da qui nascono anche delle fantastiche amicizie. Sì. E poi sono legate per il corso della vita. Assolutamente sì. Il carnevale è la scusa. Assolutamente poi alla fine sì, per ritrovarsi perché al di là dei 3 giorni che comunque sono significativi e importanti, ma la cosa più bella l'anno è trovarsi qui le serate invernali, le domeniche e quant'altro per fare festa. E voi siete i vincitori dell'edizione scorsa, ma anche di 10 anni consecutivi. Mi pare di sì. Mi pare di sì. Qual è il segreto per vincere così tanto? E trovarsi insieme tutte le domeniche, sempre insieme. Come vanno a finire queste serate? Non tanto bene, non sempre tanto bene, però a casa arriviamo. Diciamo che si ritrova un pizzico di lucidità dopo 2 o 3 giorni. Anche di più. L'anno prossimo abbiamo già l'idea? Perché tu mi dicevi proprio ieri, mi facevi una riflessione. Noi, prima che ci venga l'idea, abbiamo bisogno di una grande pausa di riflessione che a volte la troviamo nei nostri viaggi. Esatto. Perché quest'anno andiamo ad Abano a fare di nuovo 4 giorni di cure e ci troviamo. Quando torniamo iniziamo a fare qualcosa. Lui mi parlava di cure, a cosa servono queste cure? Facendo carnevale, appunto, essendo insieme tutto l'anno, abbiamo bisogno di un periodo per allenare il fegato. Questi 4 giorni servono per questo. Perché poi deve sopportare un bel po' di roba, sia a livello liquido che invece solido. Bravo. Abbiamo fatto le analisi per quest'anno, tutto a posto? Sì. Qual è la domanda di ritorno? Il messaggio che stiamo lanciando stasera è proprio questo, che il carnevale accomuna, diventa una grande famiglia e ci si vuole più bene. Ci vuole l'amicizia, alla base c'è l'amicizia, se no non tieni in piedi niente. Questa associazione sta in piedi solo su quello. Abbiamo uno sponsor, che è suo zio, chiamiamolo sponsor, siamo noi lo sponsor suo, che ha un'enoteca a Santiago. E gli diamo una mano a tenerlo aperto. Dato che Santiago è in crisi, soffre di una crisi. Noi, l'unico negozio che comunque non è in crisi è il negozio Bere Bene. Il negozio si chiama Bere Bene. E voi bevete bene? Abbastanza. Noi sì, no, perché Beh. Di fame non muori, ma di sete sì. Di sete sì. Grazie, grazie. Ah, il rubinetto, l'ultima cosa, che cosa esce da questo rubinetto? Vino. Vino, e basta. Oppure? No, vino. Vino. Noi, a noi l'acqua qui scade, lo so. Cioè loro hanno comprato delle bottiglie la cosa di acqua sì. E sono scadute. Sì, sono davvero, l'unica cosa. Non ne beve nessuno. No. La usavamo a lavare le mani quando avevamo problemi con l'acqua perché si era abbassata la falda. Oppure se qualcuno sente male date un po' d'acqua. Bravissimo. Esatto. È così. Va bene. È stato un grande piacere averti qua. Grazie. Grazie a tutti. Fantastico. I Rubinette.
tutto questo viaggio non vi abbiamo ancora parlato del momento topico di questo carnevale. E cosa può essere se non un qualcosa strettamente legato al gusto? Uno dei momenti più importanti del Carnevale di Santhià è la fagiolata. Certo, la nostra colossale fagiolata è un appuntamento a cui tutti i cittadini santhiatesi non possono mancare, in quanto è tradizionalmente il momento clou del nostro carnevale. Parliamo un po' di numeri. Quanti quintali vengono cotti di fagioli? 20 quintali di fagioli, 10 quintali di salami, viene unito un quintale e mezzo di cipolle, un quintale e mezzo di lardo, e questa è la nostra fagiolata, che alle 5 del mattino vengono accesi queste cucine da campo in questi 150 pentoloni di rame. A mezzogiorno in punto parte la distribuzione alla popolazione di queste 20.000 razioni. Perché ricordiamo una cosa importante, è gratuita questa assolutamente cosa. Assolutamente gratuita, non c'è un ticket. Non c'è assolutamente nulla da pagare, l'importante è arrivare con un recipiente. Non c'è una fila enorme perché abbiamo trovato un sistema che ci tramandiamo ormai da generazioni e generazioni. La piazza è cintata, diciamo, con dei tavoli tutta intorno. Ogni 10 metri ci sono 8 camerieri che servono le persone e quindi in 20 minuti finisce tutto. Non c'è più nulla, dai. Non c'è più un fagiolo. Noi diamo un piatto di fagioli, una pagnottiella e una fetta di salame. La popolazione non aspetta altro. Noi che cuciniamo questa prelibatezza dobbiamo stare molto attenti a non sbagliare, perché se no l'anno dopo, quando facciamo la pula e andiamo nelle case a chiedere l'offerta, se per caso hanno ricevuto dei fagioli che non sono stati cotti alla perfezione, veniamo puniti. Non vi danno l'offerta. Magari te la danno lo stesso, però ti sgridano. Ti sgridano perché un'attenzione assolutamente massima. Incadi sul fagiolo, deve essere cotto. Assolutamente. Poi mi dicevi che c'è gente che fa la scorta, che ne prende più razioni e poi la... E magari poi la congela. La congela e poi durante l'anno fa quello che è un altro dei nostri piatti tipici, con questi fagioli fa la panissa, che è un risotto con appunto i fagioli, eccetera. Che abbiamo quindi assaggiato, veramente molto buono. Ok, se venite a Santhià, venite a stomaco vuoto, mi raccomando. Noi intanto ci spostiamo in un altro capannone, dove veniamo accolti, tanto per cambiare, con del vino e pane salame. Siamo con Luca Imberti, della compagnia Aibatusu. Cosa stai realizzando? Questo è un particolare del carro. Il carro è nato da questo mio viaggio in Sardegna che abbiamo fatto quest'anno, che anche lì per motivi carnevaleschi siamo andati a trovare degli amici carristi che stanno a Perfugas. Appunto, parlando, scherzando, andando a visitare anche le loro tradizioni, è nata questa idea di ricreare un carro che riprendesse le loro tradizioni carnevalesche. Infatti sul carro la figura centrale sarà questo mammutone enorme che camminerà tra la gente davanti al carro. Poi, per chi non lo sapesse, è una maschera. Il mammutone è una delle maschere proprio regionali della Sardegna. E noi abbiamo preso riferimento. Molto importante e diffuso anche in Sardegna, anzi ce ne sono tantissimi. Vero. È una regione veramente che ne sforna. Tra l'altro mi hanno chiesto di salutare Michele Lunesu, con il quale abbiamo fatto il gemellaggio a giugno. E c'è stato appunto questo scambio di tradizioni e anche di figure, perché loro creeranno giù in Sardegna questa figura che sfiderà poi il nostro carnevale, e al prossimo porteremo noi un pezzo del nostro carnevale a Perfugas, appunto. Il titolo? Si può dire il titolo? Ce l'hai già? Sì, la transumanza. Allora, la cosa che a me piace di più di tutti di questo carnevale è il fatto che sia concentrato in 3 giorni, che a volte è faticoso perché comunque sono 3 giorni attaccato per quanto riguarda le sfilate, però secondo me ho girato diversi carnevali, diverse feste, diversi eventi, e questo è proprio, sarà che sono del paese, sarà che però lo senti proprio, lo devi vivere a pieno, no? E non è così facile arrivare al terzo giorno. I nostri 2 giorni a Santhià si concludono qui. Abbiamo conosciuto delle persone davvero straordinarie. Ah, dimenticavo, un grazie anche al maestro Gianni Franceschina per un omaggio davvero singolare che non mi aspettavo proprio di ricevere.
Gianni Franceschina è anche l'autore di alcune maschere su iniziativa della Proloco, che poi sono state distribuite a personaggi della cultura, della televisione, del cinema e dello sport, che le hanno decorate a loro piacimento ed autografate. Il progetto si chiama Maschere d'Artista per la Vita ed è finalizzato alla raccolta fondi da investire nell'acquisto di defibrillatori per cardioproteggere la città. Bene, Alessandro, in conclusione di questo viaggio all'interno del Carnevale di Santiago, non possiamo far altro che invitare tutti quelli che vorranno venire qui l'anno prossimo a vivere dal vivo e gustare, potrei dire, questa fantastica manifestazione. Hai detto bene, Roberto, sicuramente chi viene a Santiago viene a gustare non solo con gli occhi, viene a gustare anche con il gusto. In questi giorni abbiamo visto diverse tappe della nostra città che sono pronti ad accogliere i visitatori, i turisti che avranno voglia di venire a vedere il nostro carnevale. Quando? Sicuramente il clou del nostro carnevale è domenica 3, dove ci sarà il primo corso mascherato, lunedì 4 marzo il corso mascherato in notturna e la chiusura il 5 marzo con il terzo ed ultimo corso mascherato. Quindi l'invito a tutti gli amici di Carnevali d'Italia e non solo a venire a gustare la nostra città, il nostro carnevale. Una manifestazione tutta da gustare. Potrebbe essere questo lo spot. Eh? Bene, e allora l'invito è per il 2019 qui a Santiago, in provincia di Vercelli, in Piemonte. Buon carnevale! Sempre, viva il carnevale!